Ciao raga, eccoci qui, siamo in Germania, potete vedere tipo Vespa sì, se questa è una Vespa sì, il mio è un Ciamalossi, sì è vero. Allora, nulla, lui l'aveva sentito nei video, il motorino, gli avevo risistemato il motore, tutto, dice un va, un va, un va, un va perché lui aveva montato questa marmitta qui comprata su internet e io l'ho provato e si sentiva il motorino era non andava proprio, era strozzato. Ho detto fammi montare la marmittina di tuccia te, anche se l'omologazione è italiana, non so se va bene anche per l'estero, non lo so. Comunque vabbè, montò sta marmittina e ora questo motorino fischia davvero. Gli serve una pedivella e gliela spedirò questa perché andare a Firenze e tornare è un po' dura. Anche il rubinettino qui, cambiato la guarnizione, perché questa guarnizione c'è qui dentro, quando uno apre il rubinetto è nella bustina, però è trasparente e spesso tutti la buttano via. La pedanina gliela spedisco perché anche se il 26, no, il 27 d'agosto verrà a prendere con questa a Firenze e si ritornerà in su, però insomma il viaggio è lungo e fu prima a spedirgliela. Fischia raga, la mini moto di Nino, la macchina di Nino, la macchina di Mire, tempo di merda in Germania. Fischia se piove. Cos'è il furgoncino che mi è venuto a prendere il Sinnero, vi ricordate? Vabbè raga, tutto qui. Oggi si riparte per l'Italia. Qui vedete tutti gli arnesini miei, mi ero portato attrezzi, guarnizioni, viti, gigli, ogni cosa. Eccolino. Maremma, mai alla bucaiola, guarda come sta a piovere, mire se ne vuole andare. Fischia, raga. Eccoci qua. Ora il Eccoci! motorino è fischia o no? Fischia. Boh, E che c'aveva? La marmitta. Comprata? In Italia. Mi hanno detto che era una promo, invece Su me l'hanno internet. messa. No, no, internet, al negozio. Fischia. Ah, bravi. Brava, non capivo un cazzo quello, Vabbè. capito? Mi ha messo la promo. Ciao raga.